siamo onorati e orgogliosi di presentare questo bellissimo progetto che ospitiamo per la prima volta. Ecomob è un passaggio epocale, definisco, perché è quel passaggio propedeutico alla realizzazione di quel punto che abbiamo descritto con fermezza durante la campagna elettorale, quindi sostenibilità, mobilità sostenibile. Che significa ascoltare i nostri giovani, perché sono proprio loro che ci chiedono questo passaggio, sono loro che vogliono fortemente una città più green, una città più smart, che poi è quello che ci dà l'ecosostenibilità. Ma qualche tempo fa, forse avevamo un'idea molto vaga di quello che potesse essere la creazione dei posti di lavoro con l'ecosostenibilità. Oggi questa cultura sta aumentando e noi istituzioni dobbiamo farci parte diligente. Perché questa cultura sia sempre più diffusa sul territorio. Ringraziamo Ecomob che ha scelto la nostra piazza per presentare e parlare di ambiente, di green, di turismo attivo, di mobilità per quanto riguarda l'elettrico. Sicuramente si presenteranno macchine, biciclette, motorini elettrici per avvicinare la cittadinanza a questo nuovo modo di viaggiare, di muoversi nelle città. È un evento molto importante, speriamo che non sia la prima volta. Si parlerà di turismo attivo, che sicuramente per noi è importante, quel turismo dove la persona può trovare lo svago, conservando però diciamo, l'obiettivo di divertirsi, ma tutelare l'ambiente. Questo è molto importante, noi ci teniamo molto. Io ne ho fatto un po' il cavallo di battaglia del mio assessorato. Spero di avere di arrivare agli obiettivi e di trasformare questa città in una città davvero green. È uno dei miei obiettivi.